Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Blu. Io sono sempre Glaciosphere ed oggi andremo a catturare Moltres. Esattamente, Moltres nella Via Vittoria, che è l'ultimo uccello leggendario che ci manca da catturare qui in Pokémon Blu. Perché negli scorsi episodi abbiamo già catturato Articuno, che vedete qui nella squadra perché è il mio preferito, quindi ho scelto di tenere lui, e Zapdos. Fatemi sapere ovviamente con un mi piace se gradite questo video e se state gradendo la serie che ormai sta per giungere al termine. Se commentate ovviamente facendomi sapere qual è la vostra prima esperienza con Moltres e con la vittoria, magari se volete anche arricchire il commento con quello. E a questo punto andiamo a provare a catturare il buon Moltres. Allora, strumenti. Dov'è il mio fidato? No, non revitalizzante. Repellente Max, eccolo qui. Andiamo appunto a catturare Moltres, o meglio a provare a catturarlo. Vediamo se riusciamo, Allora, di qua si può passare così. Ah, però non si può passare da questa parte, mannaggia me. Devo rifare tutto? Devo comunque rifare tutto il dungeon, vediamo, Allora, Blastoise, forza. E nel frattempo vi ricordo appunto, oltre che a commentare, potete iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti e potete condividere questo video a coloro a cui potrebbe piacere questo tipo di videogioco. Allora, di qua si può passare così. E vediamo se riusciamo ad arrivare direttamente da Moltres, Per arrivare da Moltres, se non sbaglio, si va di qua. E poi in su. No, di qua è tutto chiuso. Vediamo se mi ricordo la strada, Di qua. E da quest'altra parte. Se non ricordo male. Di qua. Qua dovrebbe esserci Moltres. Vediamo, Eccolo qua. L'abbiamo trovato subito. Ora sono curioso di vedere se, mettendo davanti un Pokémon, perché a me sembra strano, perché dovete sapere che nei due episodi precedenti abbiamo catturato sia Articuno che Zapdos al primo colpo, tutte e due. E a me sembra strano, è vero, era una vita rossa, Articuno era anche paralizzato, per carità, e sto usando delle Ultra Ball, quindi poteva anche starci, per dire. Però io voglio vedere una cosa, mettendo avanti comunque Jolteon anche a livello 50, va benissimo, tanto paralizzeremo Moltres. Oltre a salvare, davanti al leggendario come si fa sempre, proverò a tirargli direttamente un Ultra Ball per vedere cosa succede. Yuhuu! Anche lui ha un verso un po' strano. L'unico che ha un verso decente qui dentro è Articuno, che fa Ghio. Ok, lo sprite però è molto bello. Lo sprite di Moltres è molto bello. Forse è più bello di quello di Pokémon Rosso Fuoco Verde Foglia per quanto mi riguarda. Proviamo così a tirargli un Ultra Ball subito. Ah, il Pokémon ti è sfuggito. Ok, aspettiamo allora. Il Pokémon ti è sfuggito, quindi non è una questione di livello. È una questione che devi magari indebolirlo. Perché ora io ho Jolteon davanti a lui, che è di livello 50. Andiamo a paralizzarlo, prima di tutto. Ok, lui usa Turbo Fuoco. Va bene. Non mi permette di sostituire il Pokémon, no. Ah, è come avvolgi botta. Qui funziona come avvolgi botta Turbo Fuoco, quindi è potentissimo in realtà. Andiamo di Tuono Shock. Dovrebbe essere super efficace, però non fargli troppo male. Infatti andremo poi con un altro Tuono Shock, sperando che non gli faccia brutto colpo. Gli ha fatto brutto colpo e l'ha lasciato con un HP. Perfetto, perfetto. Come è successo con Articuno. Allora, andiamo poi con Clefable e iniziamo a tirargli Flash a raffica per diminuirgli un sacco la precisione. A questo punto poi le sue mosse dovranno passare due check. Quello della paralisi, che già blocca alcune mosse, e quello della precisione. Una volta passati entrambi potrà attaccare, cosa che sarà molto difficile per il povero Moltres. Certo, noi dobbiamo riuscire a toglierci dal turbofuoco, questo è vero. Turbofuoco è una mossa molto, molto fastidiosa. Ok, andiamo ancora di flash, buono. Due flash li abbiamo fatti. E infatti beccata fallisce. Altro flash, falliamo anche noi, va bene. Sappiamo che le mosse di stato possono fallire. Terzo flash. E lui infatti inizia a fallire a manetta. Turbofuoco fallisce, ottimo. Non riusciamo nemmeno a fare il nostro flash però. Dai. Ok, quarto flash, buono. Ecco che rimane paralizzato lui. Falliamo di nuovo flash e lui usa turbofuoco, peccato. Questo ci toglierà un bel po' di HP, a meno che riusciamo ad uscire subito dal turbofuoco. Ok, perfetto, la paralisi gli ha interrotto il turbofuoco. Se la paralisi gli ha interrotto il turbofuoco, OP sta cosa.
Sì, però magari l'ultimo flash potresti farglielo, caro il mio Clefable. Niente. Non lo fa. Non fa l'ultimo flash, cioè continua a fallire in una maniera ridicola, davvero. Dai, forza. Ole, ultimo flash fatto. A questo punto, vediamo se possiamo catturarlo, perché mi sa che se siamo di livello inferiore non entra proprio. Infatti, il Pokémon ti è sfuggito, non entra. Ora però dobbiamo mettere davanti un Pokémon più forte. Mettiamoli davanti. Rimettiamoli davanti Jolteon. Vediamo se cosa fa ora, se entra. Ora che l'abbiamo indebolito di parecchio. Tu fallirai, ovviamente, infatti. Andiamo di Ultra Ball. Vediamo se entra ora. No, continua a sfuggirmi. Ok. Forse allora non è questione di Pokémon. Ma andiamo Articuno. Vediamo se con Articuno. Oddio, ma che brutto lo sparate di Articuno visto da dietro. Proviamo ora con una Ultra Ball. No, continua a sfuggirmi, attenzione. Forse è solamente una questione di probabilità. Una volta che poi entra, viene catturato immediatamente. Perché a me sembra strano. Io non ho, allora non ho capito questa meccanica. Pensavo fosse del. E allora così, semplicemente non c'è l'animazione. Ok. Banalmente non c'è l'animazione. Cioè non c'è il fatto che lui entra, fa i dondolì ed esce. Esce direttamente. Ok, quando entra, praticamente è catturato. Ok, Pokémon Fiamma. Noto come uccello leggendario del fuoco. Quando sbatte le ali, crea scintillanti lingue infuocate. No, non voglio dare un soprannome a Moltres. E abbiamo catturato quindi anche Moltres. A questo punto usiamo strumenti, una bella fune di fuga. Ed usciamo da qui. Perfetto. E abbiamo tecnicamente fatto tutto quello che potevamo fare prima della Lega Pokémon. Anzi, già che abbiamo un po' di tempo, direi di sfruttarlo. Andiamo a curare i nostri Pokémon qui. Andiamo a sfruttarlo per fare una cosa che si può fare direttamente qui all'Isola Cannella. E che avevo iniziato a fare, beh, qualcuno di voi avrà già capito allora. Avevo iniziato a fare, si trova qui all'Isola Cannella. Adesso vado a depositare un Pokémon per avere uno spazio libero nella squadra. E dai che avete già capito. Allora, depositiamo un attimo il nostro Articuno. Ecco fatto. E andiamo a prenderci il fossile che stavo revitalizzando. L'ambra antica, praticamente, quello che avevo preso a Plumbeopoli. Non nel video, ero andato a prenderlo tra una parte e l'altra. Eccoci qui. Salve, scienziato. Dove eri finito? Il tuo fossile è tornato in vita. È Aerodactyl, come pensavo. Perfetto, abbiamo Aerodactyl. No, non puoi dare il soprannome. Diamo un'occhiata invece al nostro Aerodactyl, però. Statistiche livello 30, non male. Bello lo sprite. Ha buona statistica di velocità e discreta di attacco. Non è questo grandissimo Pokémon, però anche perché di difesa e speciale davvero poco. E ha solo attacco d'ala dell'agilità, quindi non ha mosse di tipo roccia. Magari gli possiamo insegnare Frana, però non so se la impara. Comunque, ecco, abbiamo catturato anche. Abbiamo sì, catturato, ottenuto anche Aerodactyl, quindi altri due Pokémon nel Pokédex di oggi, Moltres e Aerodactyl. Andiamo a depositare il nostro buon Aerodactyl e prendiamo Moltres per vedere anche le sue statistiche. Allora, depositiamo Aerodactyl. Si è stato molto utile a far nulla. E ora ritiriamo Moltres. Perfetto, diamo un'occhiata al nostro nuovo Pokémon. Statistiche: 120 di attacco e 133 di speciali. Perché questo è un Pokémon nettamente votato all'attacco come uccello leggendario. Quindi, niente male. Tipo fuoco volante, ha beccata e turbo fuoco. Peccato per queste mosse che non sono davvero un granché, però immagino che lì si possa insegnare tipo anche solo volo e lanciafiamme e diventa molto molto interessante anche perché appunto ha delle buone statistiche di attacco, oltre che di attacco speciale. Tutti i leggendari qua, tutti gli uccelli leggendari hanno buone statistiche di attacco speciale. Sono andato qui a curare il nostro Moltres che aveva 2 HP letteralmente. E a questo punto direi di, guardate, prendere PC di Bill. Depositare Moltres. Ecco fatto. Ritirare il nostro Articuno. Guardate qua tutti e tre gli uccelli leggendari. No, volevo fare questo. Ecco due Zapdos, Articuno, Aerodactyl, anche lui un uccello leggendario. Moltres.
Ok, riprendiamoci il nostro Articuno che vi ricordo avere gelo raggio, quindi niente male. E andiamo alla Lega Pokémon. Ecco, sfrutto il tempo di questo video, appunto, che rimane il risultato molto corto. Comunque, davvero, gli shiny leggendari sono stati catturati con una facilità disarmante. Su Pokémon Rosso Fuoco era molto più difficile. Molto più difficile, vi assicuro. Qui è stata una barzelletta praticamente, era come, beh, di una barzelletta, cioè comunque paralizzate Vita Rossa, non è che fossero poi, avessero poi così tante opportunità di andarsene da lì. Appunto, ad Articuno andiamo ad insegnare prima di tutto strumenti, probabilmente l'ho lasciato giù nel box, perché Articuno ce lo portiamo alla Lega, eh. Allora, Pesce di Glacial. Come avevo anticipato in uno degli episodi precedenti, per ritornare un po' bambini, sapete che quando si era bambini ci si metteva le leggendarie squadra, dai, lo facevano tutti. E per ritornare un po' bambini, l'ultimo posto vacante della squadra che non ho ancora assegnato niente, lo assegnerò ad un leggendario e sarà appunto Articuno. Quindi riprendiamo degli strumenti e delle MT che possiamo insegnargli. Quindi andiamo di volo. Questa è volo. No, non volevo ritirare la mappa città, ma vabbè. Abbiamo quante caramelle rare? 9. Ok. Queste MT sarebbe da andare a vedere cosa sono in realtà. Cosa sono queste MT? Quindi aspettate un secondo. Vado con il cellulare. Sto andando in questo momento con il cellulare cercando MT Pokémon Red and Blue. Perché è impossibile ricordarsi quale MT siano, no? Quindi vado su un pratico sito che mi dice esattamente quale MT è quella che sto guardando. Quindi andiamo sull'MT01 che è Mega Pugno, non ci interessa. MT19 invece è Movimento Sismico, che non è male, è una mossa di tipo lotta, però lasciamola lì. MT45 invece è Thunder Wave, tuono onda, non ci interessa, ce l'abbiamo già. MT28 è Fossa, Fossa potrebbe anche non essere male. Però abbiamo insegnato Terremoto a Blastoise, direi che va benissimo così. MT-08 invece è Body Slam. MT-08 è Body Slam che non è affatto male in realtà. 100% di precisione e 85 di mossa e 85 di base power. Non è affatto male, teniamolo lì. 21 invece è Mega Assorbimento. E Mega Assorbimento però ha solamente 40 di base power, quindi non è poi un granché. 32 invece abbiamo Double Team, non ci interessa per ora. 33 invece è Riflesso, anche questo non ci interessa. MT09 è Takedown, però 85% di precisione e 90% di base power, mossa di tipo normale, sarebbe riduttore se non sbaglio, non è proprio di nostro interesse. MT17 è Sottomissione, anche questo non è di nostro interesse. MT18 è Counter. Ovvero, sì, era stato trovato come contatore, ma sarebbe contrattacco in realtà. Non è male, ma no. E MT48. MT48 invece è Rock Slide, quindi frana. Allora, MN05 sappiamo che è forza. Non c'è niente che possiamo in realtà insegnare al nostro Articuno di particolarmente interessante. Però ne abbiamo altre, vero? Infatti, MT03 sarebbe Swords Dance. Non ci interessa. MT46, vediamo un po'. MT46 è Psywave. Questa in realtà non è male. L'MT che ci ha dato Sabrina dopo averla sconfitta. Poi beh, Surf, Forza. MN05 era Flash, scusatemi, non Forza. MT06, vediamo un po' cos'è invece questa. Tossina. Tossina non è male. Tossina per battere dei Pokémon forti non è affatto male. E potremmo insegnarla a qualcuno in realtà. Potremmo insegnarla ad Alakazam e togliergli inibitore. Sapete questa cosa forse la faccio? Sì, datemi l'MT06. Perfetto. Poi ritorniamo giù. Dove eravamo? Eravamo qui. MT14 dovrebbe essere solo a raggio. No, Bora. Bora volendo potremmo insegnare ad Articuno, ma ha già gelo raggio, quindi è inutile. È molto meglio gelo raggio. Solar Beam non lo insegneremo, MT22. MT38 invece è Fuoco Bomba. E Fuoco Bomba potremmo effettivamente insegnare a qualcuno. È vero che ha 85 di precisione, però ha 110 di base power. Se colpisce fa malissimo. E non è affatto male. Quanti PP ha? Ha solamente 5 PP, quindi. Potremmo quasi quasi insegnarla comunque ad Alakazam anche questa. Perché sarebbe distruttiva su alcuni Pokémon.
Anche se comunque la Kazam già psichico, che contro la maggior parte dei Pokémon di tipo erba, essendo anche di tipo veleno, fa il suo comunque. Sarebbe utile al massimo contro Pokémon di tipo ghiaccio, però in questa prima generazione la maggior parte dei Pokémon di tipo ghiaccio sono anche tipo acqua, quindi in realtà Focobomba gli fa un danno normale. MT43 infine è Sky Attack. Sky Attack mi sa che però richiede 2 turni. Sarebbe Aero Attacco. Fatemi vedere un secondo se richiede 2 turni. Sì, infatti richiede 2 turni, esattamente come pensavo. Quindi, in realtà, l'unica MT interessante potrebbe essere Fuoco Bomba, da insegnare a qualcuno. Prendiamola, un secondo. E vediamo se possiamo. Allora, innanzitutto, strumenti. Direi di andare a mettere proprio la tossina a qualcuno. Allora, prima di tutto il volo. Il volo al nostro Articuno, che è capace. Vai. E volo gliel'abbiamo messo. Poi, la tossina ad Alakazam. Tutti sono capaci di imparare Tossina, però Alakazam ha letteralmente 2 mosse inutili per ora. E togliamogli Inibitore. Sì? Anche se Inibitore non sarebbe male, eh? Inibitore non sarebbe male da usare contro, per esempio, Mewtwo. Cioè, tu gli metti Inibitore quando lui usa un attacco di danno, e praticamente, oppure ripresa, meglio ancora, e gli togli quell'attacco lì. Sarebbe utilissimo in realtà. Togliamo di riflesso a questo punto. Secondo me riflesso lo si può togliere, tanto non lo useremo mai. Cioè non stiamo parlando di competitivo, stiamo parlando di PvE. E riflesso non lo useremo mai. Mentre inibitore, appunto, potrebbe tornare utile. Inibitore potrebbe tornare utile. Abbiamo anche una caramella rara che non si sa perché ce l'ha sempre presa. E a questo punto la fuoco bomba ce la teniamo. Mentre PC di Glacial lasciamo giù gli altri strumenti. Anzi, sapete cosa? Ritiro tutte le caramelle rare, perché ormai ce le teniamo, e sceglieremo poi a chi darle. E deposito invece il resto, quello che non ci serve, ovvero l'MN02, che è volo, e la mappa città. Vai, non ci serve, inutile tenerlo. Poi direi di prepararci appunto per la Lega Pokémon, quindi prendiamo le cure. Prendiamo le cure che abbiamo qui, pozione max. No, volevo prendere tutte io. Vai, pozione max. Poi gli etere. Gli etere possono essere utili. Anche gli etere max. Ecco fatto. Poi andiamo a vedere se abbiamo altre cure depositate. Sì, ne avevamo, abbiamo lì per pozione, vai. Poi abbiamo l'elisir, vai. Ed infine vediamo un po' cosa ci abbiamo qui. Revitalizzante max, sì, assolutamente. Vediamo un po', eh. Poi abbiamo la ricarica totale, anche questo è molto utile. Perché la Lega sarà dura, ragazzi, eh. La Lega sarà dura. I nostri Pokémon non sono livellati molto bene. Allora, non sono troppo overlivellati in realtà. Dovrei aver preso tutte le cure che ho depositato. Ecco fatto. E a questo punto andiamo a comprare altre cure. Andiamo a comprare altre cure. Compra. Più che altro revitalizzanti mi servirebbero. Prendiamone una decina. Ecco fatto. Poi, i repellenti max van bene. Le ricariche totali non sono per niente male. Quindi prendiamone anche queste una decina. E credo basta. Prendiamo altri 5 revitalizzanti. Ecco fatto. E direi che siamo praticamente pronti per la Lega. Questa è la nostra squadra. Quasi tutti i Pokémon al 50. Abbiamo, beh, Articuno che è la new entry. Alakazam al 48. Blastoise al 49. Clefable al 49. Pidgeot al 48. E Jolteon al 50. Io ricordo che il primo Pokémon di Lorelei dovrebbe essere Dewgong. Se non ricordo male. Dovrebbe proprio essere Dewgong. Quindi andremo con Jolteon. Siamo pronti, ragazzi, siamo pronti per la Lega. Potrebbe prenderci a calci nel culo, in realtà. Questo non lo possiamo sapere perché non ricordo esattamente a quali livelli siano. Se non ricordo male, il Pokémon più forte del rivale alla fine arrivava forse al 65. Credo, intorno al livello 60 comunque. Quindi siamo decisamente underlivellati. 10 livelli indietro si fanno sentire.
Però proveremo comunque a portare la nostra sfida con i nostri Pokémon alla Lega Pokémon e vedere quanto effettivamente è difficile la Lega Pokémon di prima generazione. Io vi ringrazio per aver seguito questo video, vi ricordo di lasciare un bel mi piace se avete gradito il video, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate sia della parte sia della Lega che sta per arrivare e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!